andiamo su Google, vediamo se c'è qualche notizia. Mila, come sempre. Mila. Cosa? Esonerato Mihajlovic dentro Brocchi? Porca di quella. Ciao ragazzi, quest'oggi non potevo fare un video sul fatto che sta coinvolgendo il calcio italiano, ma soprattutto il Milan. Infatti, ieri Silvio Berlusconi, Galliani e Brocchi, l'ex ormai allenatore della primavera del Milan, si sono incontrati ad Arcore e hanno deciso il futuro dell'allenatore del Milan, ormai ex allenatore del Milan, Sinisa Mihajlovic. Infatti, a prendere il suo posto è stato proprio Christian Brocchi. Ok, stop! Ricapitoliamo tutto. Parliamo prima di tutto del ruolo dell'allenatore, che è importantissimo per una squadra. Perché se un allenatore sa come relazionarsi con i ragazzi della squadra, ma sa soprattutto come farli giocare molto bene, e Mihajlovic in questa stagione ha fatto i suoi errori. Ecco, diciamolo che Mihajlovic ha fatto i suoi errori. Qualche cambio sbagliato in alcune partite, atteggiamento della squadra che non c'era per niente, magari un po' è colpa sua anche. Per una stagione che in fin dei conti non ha dato niente al Milan. Si aspettava una buona stagione, quasi da terzo posto. Ci ho quasi creduto a un certo punto dopo 9 risultati positivi. Eppure alla fine non è arrivato niente. Anzi, siamo al sesto posto con una finale di Coppa Italia in ballo contro la Juventus e siamo a più uno da Sassuolo, quindi rischiamo di perdere anche i preliminari di Europa League. Guardiamo anche i dati positivi però della dirigenza di Mihajlovic. A me piaceva tantissimo quello come allenatore. Aveva un grande carattere, grande personalità e poi veniva da dei precedenti molto buoni, per esempio quelli con la Sampdoria. Li faceva girare molto bene la Samp. Quindi, alla fine, cosa devo dire? Mihajlovic esonerato, arriva Brocchi, scelta sbagliatissima. Primo, non ha assolutamente senso fare una scelta del genere a 5 giornate dalla fine con in mezzo in ballo una finale di Coppa Italia. Perché? Io dico perché. Ok Berlusconi, ok proprio tu, non ti piace Mihajlovic, va bene, lo dici e lo mandi via a fine stagione. Gli fai finire questo progetto che aveva creato per quest'anno, ma soprattutto gli fai giocare la finale di Coppa Italia che se l'è conquistata. Di certo non con squadre esaltanti, però comunque se l'è conquistata. Diciamo è l'unica nostra speranza di quest'anno che abbiamo ancora di competizione. Secondo motivo, questo esonero mi sembra un po' una presa per il culo, ecco. Perché mandare via Mihajlovic proprio dopo la partita Milan-Juventus? Ok, abbiamo perso, abbiamo fatto 2 punti in 5 partite. Però prima di Milan-Juventus sono state altre partite scandalose. Quelle partite veramente il Milan non aveva né atteggiamento né mentalità e meritava, mamma mia, la peggio roba. Ma proprio contro la Juventus abbiamo giocato bene, abbiamo mostrato grinta e carattere. E che il ritiro era servito appunto dello stesso Mihajlovic. Perché mandarlo via proprio dopo la partita contro la Juventus? Mi sembra proprio una presa per il culo, ecco. Terzo motivo, perché Brocchi? L'ho detto anche prima, aspettavamo fine anno, lo vendevi e pensavi a un buonissimo allenatore da sostituire. Ma Brocchi no. Io spero che sia un allenatore di intermezzo, quindi da giostrare fino a fine stagione, proprio pensare a un allenatore con un po' più di esperienza di Brocchi. Poi con tutto rispetto magari farà anche bene in questo fine stagione. Però un allenatore che non ha allenato mai una grande squadra è sempre stato in primavera. E noi di questi tipi di allenatori li abbiamo visti tanti. Guarda Seedorf, alla fine ha fatto qualche cosa buona, però mai nulla di trascendentale in quella metà di stagione 2014. Guarda Pippo l'anno scorso, che dopo un inizio strabiliante alla fine si è perso. Quindi non sono molto fiducioso di questo cambio, da questo momento fino alla fine di stagione, per diciamo rielaborare un po' le idee e poi pensare a un mister un po' più serio o comunque con un po' più di esperienza che possa gestire una squadra così in difficoltà in un momento così delicato e pericoloso per una società come il Milan. Quindi fin dei conti per Mihajlovic mi dispiace veramente veramente tanto e non me l'aspettavo così all'improvviso, dopo comunque una buona prestazione dei ragazzi contro la Juve, però non meritava assolutamente da darsene così in modo brusco. Sempre volevo mandarlo via a aspettare fine anno, punto, come già ripetuto prima. Ci sono la finale di Coppa Italia ad aspettare, poi dobbiamo mettere il sesto posto, che non sarà assolutamente facile comunque. Ma sapete quello che penso veramente io, ragazzi, cos'è? Che il caro Berlusconi non gli piacciono questi mister, diciamo, al Milan un po' con aggressività, un po' di carattere. Perché Mihajlovic, il cazzo che lo ascoltava, Mihajlovic aveva carattere e grinta, come un allenatore deve avere, come i buoni Mourinho, Conte, comunque gli allenatori più esperti del mondo che abbiamo visto in diversi anni hanno. Però Berlusconi ama, diciamo, rendere i propri allenatori delle marionette, ecco. Quindi gli vanno bene Inzaghi, comunque sempre giocato nel Milan e faceva un po' lecca culo tra virgolette. Brocchi, lo stesso Brocchi, perché comunque nella primavera ha giocato anche lui nel Milan. E non gli andavano bene comunque allenatori come Seedorf, che comunque ha mostrato grinta e personalità anche lui, quindi l'ha mandato via subito, ci fate caso. E uno come Mihajlovic, cioè i controcoglioni veri. Quindi questo video è finito, devo farlo assolutamente, ragazzi. Oggi deve uscire un altro video che uscirà naturalmente domani, perché sarà epico, sarà un nuovo quiz sul Milan, dico solo questo, non perdetelo. Vi invito come sempre a lasciare tanti pollicioni su, commentino questo sotto, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, scrivetevi sotto se siete pro o contro all'esonero di Mihajlovic, ci sono assolutamente contro, come vi ho detto. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Milan nel bene o nel male, con qualunque allenatore, vediamo come va questa fine di stagione, ma soprattutto la finale di Coppa Italia. Speriamo.